Carissimi amici di Campeche 95, buongiorno e ben ritrovati in quella che è la prima recensione del mese di febbraio, se escludiamo ovviamente i video dello Shot Show e delle varie prove a fuoco. Bene, signori, vi avevo promesso che avremmo parlato di qualcosa di particolare nei mesi successivi a quello di dicembre, ed eccoci qua effettivamente. Quest'arma non è stata votata all'interno di un sondaggio come ultimamente siamo stati abituati a fare, ma è frutto di una mia scelta personale perché volevo portarvela in questo mese di febbraio. Dopodiché andremo ad analizzare delle esordinanze. Non vi preoccupate perché arriveranno anche quelle. Detto ciò, signori, quest'oggi cerchiamo di fare una recensione, una panoramica su un'arma che di sicuro conoscerete perché non è raro trovarla nelle varie armerie, dalla più sperduta armeria di provincia fino alla più grande a livello di ex ordinanza e non solo, e parliamo della Franchi Yama Automatica modello 22, che è un italianismo per parlare della Galibondo e compagnia modello Especial 15, 15 Especial nella denominazione spagnola vera e propria. Perché innanzitutto partiamo subito da una premessa: è un'arma molto economica, un'arma che è stata da tanto tempo ed è tuttora bistrattata per più motivi, alcuni validi, altri meno, e che secondo me comincia ad avere una sua valenza nel mercato collezionistico, soprattutto per chi è magari più longevo di me e ha esperienza con le armi degli anni 70, comunque di prima importazione anni 80 e 70. Secondo me è un pezzo che ha una valenza non solo a livello collezionistico, ma anche a livello ludico per divertirsi entro determinati limiti. Quindi non indugiamo ulteriormente, stacchiamo la telecamera, ci avviciniamo e andiamo ad analizzare quest'arma ed è perché, secondo me, merita di essere analizzata. A fra poco. Per capire la storia di questo modello, di questa pistola semiautomatica per niente rara nel nostro mercato, ma che ha una storia secondo me molto interessante, dobbiamo andare in Spagna, ovviamente, e capire da dove è partita la storia di questa pistola. Parliamo quindi dell'azienda, in realtà, l'azienda capostipite che poi ha prodotto queste armi effettivamente, la Galibondo y Compañía. La Galibondo y Compañía era una in realtà delle tante aziende di produzione di armi specializzate soprattutto in armi corte presente nei Paesi Baschi, nella zona di Eibar. Chi conosce la storia iberica della Spagna sa benissimo che i Paesi Baschi, oltre ad avere una forte tradizione indipendentista, e ce l'hanno tuttora, sono uno degli epicentri di maggiore produzione di armi da fuoco di tutta la Spagna, proprio perché hanno delle riserve minerarie importanti. La produzione e la lavorazione del ferro e degli acciai sono sempre stati un punto cardine dell'economia basca e quindi anche la produzione di armi. Nel corso del XIX e XX secolo sono state veramente centinaia le aziende medio-piccole, anche grandi, fino ad arrivare alle piccolissime botteghe di paese che hanno prodotto armi. La Galibondo e compagnia quindi non fece eccezione, anzi fu una delle più famose che si specializzò nella produzione di copie dei modelli FN, di revolver, anche Bodeo e Nagant, e soprattutto di Colt 1911. E ne abbiamo qui un esempio, ma ci arriviamo. La Galibondo e compagnia iniziò a produrre copie conformi effettivamente della Colt 1911 negli anni 30, con precisione nell'anno 1934, con i modelli 1, 2, 3 della famiglia Yama, fino ad arrivare al modello 3A nel 1934-35. Ora, questi modelli erano, come abbiamo detto, delle copie conformi, chi più e chi meno, della Colt 1911, proprio di queste dimensioni, leggermente più grandi, perché i modelli 1, 2 e 3 erano rispettivamente, con qualche differenza, camerati per il 380 cp, quindi 9 corto, e il 32 cp 765 Browning. La storia parte, per quanto riguarda la Franchi Yama, nel 1954. Venne avviata la produzione in quest'anno di due modelli successivi al modello 3A, basati appunto sul modello 3A degli anni 30, che furono i modelli 6, i modelli 10A, 10A, in 32 cp, ancora in 380 cp rispettivamente, fino ad arrivare al modello 15 Especial, che è praticamente questa versione, la Franchi Yama
automatica 22 in 22 long rifle, e siamo già al 1954, con un occhio forse in più verso il mercato sportivo e anche l'esportazione nei confronti degli Stati Uniti. La Gallibond e compagnia produsse appunto nel 54 il modello 15 e speciale, che è quello che non so se riuscite a vedere perché la telecamera ovviamente ha l'angolare limitato, ma dal libro Spanish Handguns che abbiamo visto è proprio questo modello qui. In realtà questo è il modello 3A, però è praticamente identico. Lo cambiano solamente, non so se riuscite a vederle, le guancette che hanno la possibilità di appoggiare il pollice in fase di sparo. Detto ciò, a partire dagli anni 70, quindi la produzione di questi modelli in Spagna anche per l'export è continuata dal 54 fino praticamente al 1997 più o meno, anno di chiusura della Gallibond e compagnia. Però quando entra in gioco Franchi, e perché questa pistola si chiama Franchi Yama? Perché negli anni 70 la Luigi Franchi iniziò a commercializzare in Italia una serie di armi marchiate Franchi Yama, che non comprendevano solamente queste pistole semiautomatiche. Ma chi è più longevo di me però si ricorderà che negli anni 70-80 era praticamente comunissimo trovare all'interno delle armerie e anche in giro le varie guardie giurate e servizi di sicurezza privata armata di revolver, copie delle Smith & Wesson, marchiate Franchi Yama in realtà, e anche di queste pistole in calibro 380 e 7.65. Non è solamente quest'arma essere chiamata Franchi Yama, ma è tutta una serie di armi di costruzione spagnola che Franchi faceva costruire in Spagna appunto dalle varie aziende basche e spagnole, insomma, e faceva importare, rimarchiandolo ovviamente Luigi Franchi. La produzione comunque rimaneva in Spagna, né più e né meno. Quindi nel 1979 quest'arma viene catalogata in Italia, il numero di catalogo, se non ricordo male, era il 183, e viene classificata arma sportiva, quindi inizia l'importazione nel 1979 circa. La produzione per conto della Franchi inizia dal 76 fino al 97, anno in cui la Gallibond e compagnia dichiarò bancarotta, fu rifondata con tutta una serie di nomi fino a chiudere definitivamente i battenti nel 2006-2005 circa. Quest'arma non è altro che una Gallibond e compagnia Yama modello 15 e special, ricordiamolo, con l'unica differenza che le guancette sono state modificate, sono state introdotte quelle classiche in legno molto simili alla 1911, mentre nella modello 15 special avevano sempre il grip diverso e il poggiapollice, e con il marchio Franchi Yama praticamente, quindi questo scudetto che vedete qui nelle guancette. Questa è pressoché la storia in generale di questi modelli. Non è solamente l'unico modello importato, in realtà sapete che ci sono modelli che costano veramente pochissimo, che sono in calibro 7.65, 9 corto, che sono gli stessi identici modelli, modelli 1, 2, 3A, che nel corso degli anni la Gallibond e compagnia in Spagna ha prodotto, quindi riprodotti in Spagna ma importati con il marchio Franchi per il mercato italiano. E la stessa cosa è stata fatta con numerosi fucili semiautomatici di produzione spagnola e revolver. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo una lunghezza totale di arma di 160 mm, una canna di 93 mm, un peso di 595 grammi, con caricatore scarico inserito nell'arma, per un caricatore di 8-9 colpi. In realtà se spingete ci va anche il nono, però previ inceppamenti, insomma. Detto questo, visto che abbiamo più o meno coperto la storia di quest'arma, ci avviciniamo un altro po' e andiamo a vedere nel dettaglio i comandi di quest'arma. Ok, prima di andare a vedere le caratteristiche dell'arma, vi faccio notare che l'arma è scarica, il caricatore è vuoto, mostriamo la camera di cartuccia, non ci sono colpi, e possiamo già notare, come possiamo vedere, battiamo il cane, un po' di caratteristiche che adesso andremo a vedere. Innanzitutto, cosa possiamo dire? È una copia, come abbiamo detto, della 1911, molto piccola, non so se rende l'idea, io ho mani parecchio piccole ma le dita sono secche e lunghe, e vi assicuro che la pistola nelle mie mani già risulta molto molto difficile da impugnare, è veramente minuscola ed è una delle caratteristiche principali che secondo me la rende appetibile, anche perché a livello di dimensioni la possiamo comparare anche alla mia Walther P22, forse addirittura più grande la P22. Il fusto che vedete è in lega di alluminio, la pistola ha un buon bilanciamento, abbiamo detto intorno a 595 grammi il peso, e il fusto in lega d'alluminio in realtà controbilancia il carrello che è in acciaio, ovviamente anche la canna, ma
nelle parti anche in lega. Abbiamo una sicura dorsale stile 1911, quindi se avete una situazione tipo cane armato condition 1, la pistola non spara, a meno che ovviamente non la impugnate, quindi riprende la 1911 in tutto e per tutto. E soprattutto abbiamo anche la sicura laterale, quindi si può portare tra virgolette in questa condizione, quindi in questa situazione la pistola non spara perché la sicura ovviamente è attivata, quella laterale. Altro meccanismo di sicura, abbiamo la sicura al caricatore, quindi una situazione tipo sicura disinserita, provo a sparare, la catena di scatto è disattivata proprio perché c'è la sicura al caricatore, quindi sotto questo punto di vista è molto simile alla mia Walther P22. L'attacca di mira, vediamo se riusciamo a metterla a fuoco, è un'attacca molto piccolina, vedete gli organi di mira sono piccolissimi. È molto molto difficile spararci in realtà con un tiro di precisione, però si può prendere la mano. E soprattutto è regolabile grazie a questa vite, motivo per cui è stata anche classificata sportiva, secondo me. Ha anche una piccola bindella ventilata che aiuta ad allungare un po' la linea di mira, che non è male, è una marcia in più. La meccanica, abbiamo visto, essendo una calibro 22, non è un sistema Browning, quindi con la bielletta, ma è il classico sistema a chiusura labile a massa. E la stessa cosa ovviamente hanno gli altri modelli in 380 ACP e in 32 ACP. Non c'è nessunissimo bisogno di vincolo meccanico tra la canna e il carrello, come può essere un sistema Browning o un sistema Walther presente dentro la beretta, per esempio. È un normalissimo sistema di chiusura labile. Quindi la molla, sebbene molto molto piccolina, è molto robusta, non lasciatevi ingannare. In fase di smontaggio ha una bella resistenza e anche in fase di rimontaggio. Abbiamo detto è un'arma sportiva. Per quanto riguarda le guancette e i punzoni, queste dovrebbero essere guancette in legno, ignoro, cioè sono di legno ma ignoro il tipo di legno, anche se sono fatte discretamente bene, e abbiamo le iniziali Franchi Yama, mentre nella 15 Special abbiamo visto le guancette erano diverse. Abbiamo la leva slide stop, il grilletto così come lo sgancio caricatore e quant'altro è praticamente identico alla 1911 in versione miniaturizzata. Per quanto riguarda i punzoni, speriamo di... eccoci qua. Sul lato destro abbiamo la marchiatura Franchi Yama calibro 22LR Made in Spain, quindi come abbiamo detto prima, prodotte in Spagna probabilmente dalla Galibonde e compagnia stessa e rimarchiate Franchi. Per quanto riguarda invece il caricatore, che adesso vi faccio vedere, un caricatore profilo aperto sul lato destro di 8 colpi con la dicitura Made in Spain anche qua, ecco qua. Quindi anche caricatori fabbricati in Spagna. Ora, l'arma ha un costo di mercato di circa 200-250 euro, ma se siete fortunati, come sono stato io come al solito, a trovarla con la dotazione originale, il prezzo sale leggermente, quindi intorno ai 300, massimo 350 euro. La dotazione originale, con cui veniva venduta all'epoca, vi faccio molto molta attenzione a maneggiare tutto ciò che vedete, perché ci tengo a livello collezionistico, arriva con la sua scatola, quindi Franchi Yama, Luigi Franchi, Brescia, Italia, scatola scacchi gialla e nera con la denominazione, e all'interno troviamo, ecco qui, troviamo la pistola vera e propria all'interno della scatola, un caricatore di scorta, questo qui, e poi abbiamo una serie di pezzi, come in questo caso, che non so se in realtà venissero dati in dotazione o meno. Io mi sono trovato questa serie di pezzi in più, che comprendono la molla dell'estrattore, che mi è saltata, e adesso vi spiegherò come. Questo che è il firing pin, il percussore. Il cap del bushing dell'arma, che praticamente è quello lì che poi si va a intersecare nella 1911 col bushing e la molla e va in chiusura, quindi con un discreto numero di pezzi di riserva. Ora vi do un consiglio spassionato: non fate come me, che sono stato letteralmente un cretino. Quest'arma digerisce munizioni standard e al massimo high velocity, ma per carità, per carità, per carità di nuovo, non sparateci le munizioni iper velocity come CCI, Mini Mag e Stinger, perché la prima volta che io ho provato questa pistola e ho sparato le CCI, dopo il secondo colpo mi è partito, letteralmente volato via in mezzo al campo, non si sa dove è finito, l'estrattore.
Sono stato molto fortunato anche grazie a voi perché sono riuscito, grazie al mio amico John, a trovare un sito tedesco di varie parti di ricambio delle pistole più disparate e sono riuscito a trovare l'unico pezzo, l'unico estrattore, complesso estrattore e molla per la Yamaha 15 Special, appunto, che essendo identica a questo modello, come abbiamo detto, fitta perfettamente. Quindi l'estrattore che adesso c'è montato è l'estrattore di ricambio che tra l'altro funziona parecchio bene, motivo per il quale per adesso con questa pistola non voglio assolutamente spararci. Uno, perché ho avuto questa esperienza, secondo perché non perché non funzioni, perché ci ho sparato dopo aver cambiato l'estrattore, ma preferisco mantenerla così a livello collezionistico, quindi per adesso non c'è problema. Inoltre, l'arma viene anche con il suo libretto di istruzioni, che è questo qui, che adesso vi faccio vedere, con le varie parti, molto interessante il funzionamento della sicura, i vari modelli Franchi-Yama, lo smontaggio che tra parentesi non abbiamo tempo di farlo perlomeno oggi, ma è quello classico della 1911, né più né meno, e la taratura dell'arma, quindi come poter sparare, insomma, molto vintage tutto quello che arriva. E questa è la nostra Franchi-Yama modella automatica 22. Un ringraziamento in particolare va al libro Spanish Handguns che mi ha aiutato veramente tantissimo a capire la storia della Galibonde e compagnia e come possiamo vedere a tutta la serie delle pistole Yama, tra cui anche la modello 15 Speciale che è praticamente la Franchi Yama che abbiamo visto. Quindi tutta la storia non solo della compagnia ma dello sviluppo di queste armi. Ok, andiamo a vedere lo smontaggio dell'arma. Come abbiamo detto, è una 1911, quindi principalmente ci sono due o tre modi per smontarla, ma in generale lo smontaggio è discretamente semplice. Abbiamo controllato che l'arma sia scarica, come possiamo vedere, scusate l'angolazione, ma non posso fare di meglio attraverso la telecamera. Abbattiamo il cane e andiamo a fare lo smontaggio. Ora, vedete che qui, come da classico sistema 1911, abbiamo la boccola che sarebbe il barrel bushing, vediamo se riesco a mettere a fuoco, e il cap che praticamente tiene insieme la molla e il bushing a fine canna. Io preferisco smontarla in questo modo. Ora possiamo anche fare il procedimento inverso, però secondo me questo è il più semplice e immediato. Innanzitutto dobbiamo premere il cap e far svincolare il bushing a sinistra. Ok, quindi svincoliamo il bushing, la molla di recupero e il cap. Fate attenzione quando la smontate perché ha una pressione discreta e se non trattenete il cap nel momento in cui andate a girare il bushing, la molla parte e soprattutto questo pezzo è introvabile, quindi fate attenzione. Arrivati a questo punto, come in tutte le 1911, ricordiamolo, questo è l'intaglio per lo slide stop, quindi praticamente vi tiene l'arma il carrello in hold open. Il piccolo intaglio che è presente qui sul lato sinistro serve proprio per allineare la leva di slide stop e andarla a sganciare per poi svincolare il blocco carrello e otturatore. Di conseguenza andiamo, vediamo se riesco a farvelo vedere, allineiamo il punto preciso, andiamo a spingere il pin, leviamo la leva dello slide stop, vedete che è tenuta in sede da questo perno caricato a molla e andiamo a separare. Adesso vi faccio vedere tutti i pezzi. Abbiamo il fusto, ricordiamo in lega d'alluminio con un po' di olio, gruppo scatto. Poi abbiamo barrel bushing, il cap, slide stop e la molla, e poi abbiamo il nostro blocco otturatore carrello che praticamente è composto dal guida molla che si inserisce per così. Sto cercando di mettere a fuoco nel migliore delle maniere il carrello e la nostra canna abbastanza pesante, devo dire, per essere un 22, e qua abbiamo il foro dove si va a incastrare la leva dello slide stop che crea il vincolo. E questi, in via generale, sono i pezzi per una pulizia da campo dell'arma. Ok, andiamo a fare il rimontaggio, inseriamo la canna nel carrello, mettiamo piccolo guida molla, inseriamo la molla.
Facciamo in modo che si vada a incastrare bene, come in questo caso. Dopodiché, facendo attenzione a non farle svincolare, inseriamo il tutto nelle guide, se riesco a vederle, in questo modo. Tiriamo il carrello indietro, facciamo sì che i due fuori combacino. Inseriamo la leva dello slide stop, che in questo caso è presente il pin. Io mi aiuto con una piccola punta metallica. Allineiamo lo slide stop in questo modo. Il carrello arrivato a questo punto può essere spinto in avanti. Per sicurezza, più che per sicurezza, ormai possiamo abbattere il cane in modo tale che crea un contrasto con il carrello e ce lo tiene fermo. E dopodiché reinseriamo il bushing. La parte più importante è proprio questa: nel momento in cui andate a spingere il cap del barrel bushing e lo fate incastrare con quest'ultimo, perché purtroppo, come potete vedere, è molto molto piccolo, quindi dovete prima inserire la molla insieme al cap, di conseguenza la spingete fino in fondo con il pollice, con una barretta metallica, facendo attenzione a non mollarlo perché sennò la pressione ve la spara viva e soprattutto è molto difficile trovare questo pezzo di ricambio. Dopodiché spingete in contemporanea il bushing verso il basso, lo fate incastrare con la canna e lo fate incastrare in maniera successiva con il cap. E in questo modo la pistola è perfettamente rimontata e pronta all'uso. E questo è lo smontaggio e il rimontaggio della Franchi Yama. Bene ragazzi, la recensione giunge al termine. Che dire, è un'arma che come abbiamo visto ha i suoi pro e ha i suoi contro. A livello collezionistico, secondo la mia personale opinione, comincia a essere valutata discretamente nel mercato per quello che ho visto ulteriormente. Ha un prezzo, ritornando a parlare comunque a livello collezionistico, non solo che si aggira intorno ai 250, massimo 300 euro. Quando in presenza, come in questo caso, della dotazione completa, e come abbiamo visto, ha una storia molto più interessante di quello che la maggior parte delle persone possa pensare all'interno del mercato, perché effettivamente si va a combinare un po' con la storia armiera o profila anche della Spagna. Quindi è un pezzo, secondo me, da avere, indipendentemente se siete appassionati di armi spagnole o di armi corte in calibro 22 in generale. Quindi, secondo me, comincia ad avere una buona valenza. Sono contento di averla portata oggi nel canale perché merita di essere analizzata e capita nel contesto che era all'epoca quello italiano delle armi corte ed era un contesto molto chiuso a livello di possesso di queste armi, in generale nel possesso delle armi corte. Quindi spero che questa recensione vi sia piaciuta, come al solito vi rimando al prossimo video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!